Francesco Rucco, allora vogliamo una volta per tutte chiarire, svelare il giallo della tessera della Lega che lei avrebbe sottoscritto? È vero o non è vero? Perché puzza di fake news, eh? Ma diciamo che è un gossip estivo, peraltro ero per pochi giorni in ferie e l'ho appreso mentre ero via. Mi è un po' dispiaciuto che la notizia sia venuta fuori in questa maniera, però devo dire che non esiste nessuna tessera della Lega, quindi su questo tranquillizzo anche i miei elettori, anche se devo dire che con la Lega, con Fratelli d'Italia e Forza Italia stiamo lavorando molto bene in squadra, anche in giunta ma in consiglio comunale, per dare a Vicenza un nuovo volto, una nuova amministrazione. Questo è l'obiettivo. E poi per quanto riguarda naturalmente tesseramenti vari, che mi mostrino la tessera, perché io non l'ho ricevuta, magari quando è pronta me la faranno avere. La faranno avere, quindi la possiamo bollare come fake news? È una fake news, assolutamente.